Termina sul pareggio per l'Arezzo Calcio Femminile il match casalingo contro la Sassari Torres, valido per la nona giornata di Serie B femminile. Dopo un primo tempo giocato sul filo dell'equilibrio, la partita al Città di Arezzo si accende nella ripresa. Ceccarelli ci prova staccando su cross Lorieri, ma la conclusione termina fuori. Dalla parte opposta invece Devoto insacca con un gran destro dal limite. Torres in vantaggio al 61esimo. Dopo 10 minuti traversone di Tute, ritocco sul primo palo di Zazzara e deviazione vincente di Gnisci che vale l'1-1. All'85esimo Carrozzo batte Sacchi con un destro a fil di palo riportando avanti le sarde. Al 92esimo infine ancora Gnisci porta le Amaranto al 2-2 finale. Oggi era importante appunto portare a casa un punto, volevamo la vittoria ed è per questo che non ci siamo abbattute, siamo riuscite sempre a recuperare la partita, e non abbiamo mollato, quindi c'è stata una reazione. Qualcosa si è visto e ora dobbiamo continuare a lavorare come sempre per poi riuscire a portare appunto punti. Commentare una partita così credo che è veramente difficoltoso. A volte ci sono poche parole perché dirne tante diventa poi superfluo, quindi dico che la cosa più importante di oggi è stata la reazione della squadra che era da sotto per due volte contro una squadra sotto in classifica e ha recuperato la partita, quindi cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno. Recuperare una partita in una condizione come questa qui poteva essere difficoltoso e magari potevamo perdere veramente tutti gli equilibri, sfaldarci e magari perdere con un punteggio ampio. Invece la squadra ha recuperato la partita e ha avuto anche le situazioni poi per assurdo per poterla vincere, quindi il secondo tempo poi a un certo punto ho deciso di fare una scelta diversa, di mettermi con quattro attaccanti puri e provare a recuperare la partita. Ci ha dato un risultato, probabilmente per fortuna, non lo so, quindi prendiamo il lato positivo di questo pareggio. Durante una stagione i momenti difficili ci sono, c'erano tutti, è normale che quando stai davanti tutte le cose vanno bene, tutto riesce in maniera molto semplice. Le ragazze erano un po' contratte prima della partita perché sapevano l'importanza e quando poi entri in contratto superi quell'asticella che va dall'adrenalina e la concentrazione, magari subentra anche un po' di paura. Sono entrate, erano contratte, abbiamo preparato delle cose che in alcuni momenti sono venute fuori, in alcuni momenti un po' meno. Dobbiamo attaccare un po' meglio la porta, al secondo tempo poi quando ci siamo messi con più uomini davanti l'abbiamo attaccata meglio. Dobbiamo continuare a lavorare sulla fase difensiva perché anche oggi abbiamo subito due situazioni, tra virgolette, diciamo non di grandissimo rischio, abbiamo preso due gol, quindi niente, c'è solo da lavorare. In certi momenti non è che c'è molto da dire o da trovare delle scuse, degli alibi o di chi è la colpa, di chi non è la colpa. Il campionato è lungo, è duro, è difficile, tutte le squadre comunque sia hanno le stesse difficoltà, è normale che quelle che sono davanti probabilmente sono migliori, però i campionati a volte prendono delle pieghe e possono cambiare molto velocemente, quindi vediamo, abbiamo una settimana sicuramente lunghissima, impegnativa al massimo, perché oggi è stata una partita su un campo e su un terreno pesante. Martedì abbiamo una partita che vabbè, non serve nemmeno commentarla perché contro la Roma lascia il tempo che trova, e poi domenica andiamo a giocare un altro scontro importante contro il Trento.